La direzione generale ci ha dato assicurazioni che per lo stipendio di luglio ci sarebbero stati dei ritardi, ma comunque la soluzione era stata trovata. Il problema si presenterà sicuramente per lo stipendio di agosto, quindi per il prossimo. E quindi, poiché abbiamo già provato un'esperienza di questo tipo, siamo seriamente preoccupati. E nel momento in cui questa situazione si protrarrà, sicuramente saremo costretti come organizzazioni sindacali a dichiarare lo stato di agitazione e a determinare chiaramente delle defiance al sistema sanitario cittadino. Ecco, quello che bisognerebbe capire è che non si può pensare di tagliare su livelli essenziali di assistenza, perché gli stipendi dei lavoratori di questo settore garantiscono l'assistenza e quindi livelli essenziali, per cui bisognerà trovare una soluzione legislativa che divida i flussi economici tra quelli essenziali e quelli non essenziali.